Hey Clay! Ehi Clay a tutti e benvenuti a questo nuovo tutorial Ehi Clay per la serie Mostri e Alieni. Quest'oggi eseguiremo un alieno che mi è stato richiesto da un utente del canale che ringrazio e che saluto, David Sicilia. Ciao David, questo video è per te e per tutti coloro che vorranno provare a modellare Pi come l'ho modellata io. Come di consueto, andiamo a guardare l'identikit della nostra Pi. Ed il libro Mostri e Alieni ci insegna che Pi vive con la sua numerosissima famiglia sul fondo del mare di un pianeta piratesco. Non so bene come sia fatto un pianeta piratesco, ma ce lo facciamo andare bene. Guardiamo velocemente le istruzioni per vedere che ci bastano tre colori, il verde, il bianco ed il rosso, e siamo pronti. Chiudiamo e li scegliamo dalla mia Magic Box. Quindi il verde scuro, il rosso ed il bianco. Maledizione, il bianco finisce sempre troppo presto, ma non importa. Siamo già pronti per plasmare il nostro corpo. Quindi prendiamo un pezzo di pasta verde, lo arrotoliamo e creiamo una sfera che dovremo poi arrotolare solo da un lato per ottenere la forma di una grande carota ed ecco la coda della nostra P. Pieghiamo la punta di questa carota e otterremo il corpo della nostra P, un po' più grande della P che creai in precedenza. Ma P dovrà pur stare in piedi ed ecco perché adesso faremo subito le gambe. Per creare le gambe dovremo creare quattro piccole palline verde scuro. Arrotolarle per creare delle piccole salsicce, pressare con il dito indice sul fondo per creare i piedi ed infine schiacciare da un lato solo per le parti che dovranno aderire al corpo della nostra P. È tutto pronto e la nostra P può avere tutte e quattro le sue zampe. Perfetto, siamo già a buon punto. La nostra P ha un corpo e può stare in piedi. Quindi ci occuperemo degli occhi. Prepariamo due piccole palline verde scuro e due piccolissime palline bianche che schiacceremo per creare dei dischetti che dovremo appoggiare e fare aderire alle sfere verdi. In questo modo otteniamo gli occhi, li buchiamo con uno stuzzicadenti. E con dei piccolissimi pezzettini di pasta nera che ho dimenticato di elencare tra i colori, andremo a collocarli al centro del bulbo oculare. I nostri occhi sono pronti e dobbiamo soltanto collocarli sulla testa di P. Ora la nostra P sta in piedi, può guardare, ma non può parlare né sorridere. E per farglielo fare ci servirà un pezzettino di pasta rossa da arrotolare fino a creare uno spaghettone, che poi applicheremo sul volto di P creando questo bel sorriso. Infine, prepariamo i denti con tre piccole palline che dovremo arrotolare e pressare con il dito indice per appiattirle. Poi le taglieremo da un lato per rendere piatta la parte che dovrà aderire al labbro di P. Ed infine, ultimo passaggio, andiamo come un bravo dentista a fissare questi tre dentoni bianchi sul volto di P. Ce l'abbiamo fatta! In men che non si dica, la nostra P è pronta e dato che vive con la sua numerosissima famiglia, il fatto di averne due mi fa già immaginare che possano essere mamma e figlia. Grande! Wow, sono fantastica! Continua! Benissimo, grazie per aver visto questo video tutorial che finisce qui, ma ti invito ad iscriverti al mio canale perché sto preparando qualcosa di stranissimo. Un utente del canale mi ha richiesto una creatura nuova inventata da me e ci ho provato. Chissà che cosa è venuto fuori. Sicuramente non lo puoi capire da queste immagini, quindi al prossimo video.